ready for LGB. Ciao a tutti i membri del branco, sono sempre il vostro AleLGB, e dopo tanto tempo ho deciso di portarvi le ultime novità riguardanti il Praia di Los Santos Project. Per chi non sapesse ancora di cosa si tratta, esso è un progetto iniziato nel 2013 che ha come intento quello di sviluppare un videogioco con un gameplay avvincente e una trama accattivante allo stesso tempo. In questo video vi spiegherò nei dettagli cosa è cambiato dall'ultima volta a oggi e di cosa tratterà il progetto, suddividendo il video in vari punti per darvi un'idea di quello che spunterà fuori. Bene, ora che l'introduzione anche se un po' alla cazzo è fatta, direi che possiamo subito incominciare a parlare del primo punto, ovvero, che cosa è cambiato. Per chi se lo ricordasse ancora, all'inizio del 2013 il progetto consisteva solo nel creare una enorme mappa giocabile in free roaming utilizzando il Doom Engine, ovvero il motore grafico del noto Far Cry 3. Andando avanti col tempo, si sono riuscite a creare numerose mappe a forte impatto visivo, ma il problema che affliggeva il continuo del progetto era che l'editor fornito da Ubisoft era molto limitato, e questo non dava la possibilità di unire mappe e fare qualsivoglia modifica in più all'interno del gioco. Per questo motivo, il progetto iniziava pian piano a sgretolarsi, finché un giorno non si è presa la decisione finale, ovvero di mettere da parte tutto quello che si era fatto sul Dumia e ricominciare completamente da zero, creando un vero e proprio gioco con un suo motore grafico, una sua fisica e i suoi rispettivi modelli 3D. Detto questo, possiamo passare al secondo punto, ovvero la grafica e il gameplay. Per quanto riguarda la grafica, all'inizio si è pensato di sviluppare il titolo sul CryEngine 3 della Crytek, software house del famoso Crysis, ma viste le numerose seghe mentali che dava il motore grafico, si è deciso di sviluppare il gioco su Unity 4, un motore grafico che forniva la stessa professionalità del Cry, ma più intuitivo e facile da usare, utilizzato anche da molti altri titoli indie, come per esempio Guns of Icarus, The Trigger, o più semplicemente, Surge On Simulator. Sempre parlando della grafica, essa sarà ispirata a quella di Far Cry 3 del primo Crysis, visto che le ambientazioni saranno principalmente tropicali e immerse nella natura. Infine parlando del gameplay, diciamo che sarà principalmente un action shooter in prima persona, alternato da azioni stealth che potrebbero anche richiedere il massimo del vostro ingegno. Per rendere l'idea, provate ad immaginare una specie di Call of Duty misto con Sniper Ghost Warriors e un pizzico di Metal Gear Solid. Ora che abbiamo parlato un po' di come apparirà il gioco, è ora di passare a parlare della trama e dei personaggi, e non preoccupatevi se avrete dei mindfuck assurdi, cercherò di spiegarvelo il più semplicemente e il più brevemente possibile, affinché riusciate a capirci qualcosa. Nel gioco ci troveremo nell'anno 2027, più precisamente in Brasile, in una zona a sud-est del paese chiamata, appunto, Praia de Los Santos, dove in seguito ad un attacco nucleare dopo il terzo conflitto mondiale da parte dei nostri amici russi, accompagnati dai giapponesi, succede un enorme casino ad una struttura di ricerca della zona, che ospitava circa 200 esemplari di lupi, dove molti di loro negli anni a seguire si trasformarono da innocue creature batuffolose a veri e propri mostri assetati di sangue. Col passare del tempo, i lupi diventarono più forti ed intelligenti e iniziarono a scatenare il caos tra la popolazione locale, e per questo il governo radunò alcuni tra i migliori tiratori scelti del mondo e si formò la Wolf Hunters Division, cosa che i miei iscritti avranno già sentito pronunciare. Tornando a noi, nel gioco saremo nei panni di Kane Anderson, un giovane ex appartenente alle forze armate canadesi trasferitosi in Brasile spinto dalla curiosità di far parte della WHD. Esso però dovrà affrontare vari pericoli non solo grazie ad Alexis Reitker, un tedesco di origini italiane che fuma come un tossico fissato di armi a capo della WHD, ma anche grazie ad altri personaggi tra cui, e qui vi consiglio di reggervi le mutande, anche i lupi della stessa divisione.
Sì, avete capito bene, il gioco adotta il classico detto, se vuoi cacciare lupi, devi usare lupi, quindi non solo essi saranno vostri nemici, ma quelli considerati sani e mezzi infetti vi aiuteranno nelle missioni contro quelli infetti che cercheranno di uccidervi. Punto 4. Armi ed equipaggiamento. Essendo questa sezione ancora in fase di costruzione sarò molto breve, ma posso già dirvi che le armi che useremo saranno prevalentemente modelli futuristici di armi realmente esistenti, fatta eccezione per pochi modelli totalmente inventati. Le armi utilizzabili saranno principalmente fucili automatici, ma saranno presenti anche fucili a colpo singolo, shotgun e pistole. Gli attacchi ravvicinati non sono ancora ufficiali. Parlando di equipaggiamenti, per ora si esclude l'uso di granate ed altri oggetti lanciabili, però si avrà la possibilità di usare dei carri armati. Sì esatto, la VHD nei combattimenti tattici e di massa utilizzerà corazzati appartenenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale rimodernizzati a dovere, come per esempio il Jet Tiger, oppure l'Aufkampfhund, Aufkakaru, Aufka, Auf, Auf, Affanculo Panther e molti altri. Ora che i punti principali riguardanti il gioco sono fatti, è ora di parlare dei progetti e delle aspettative. Per prima cosa ci tenevo a dire che il gioco sarà completamente free to play e che uscirà principalmente per PC, e questo include i sistemi operativi Windows, e molto probabilmente saranno supportati anche sistemi Mac e Linux, e in più se Unity 5 me lo permetterà, non è detto che se riscuoterà successo verrà anche rilasciato su Xbox One e PS4. Per le aspettative che dire, spero che venga fuori un bel lavoro non solo ai miei occhi, ma anche agli occhi di tutti, e spero anche di non realizzare un gioco all'altezza di, beh, lo sapete già. In conclusione, vorrei dirvi una cosa che affligge abbastanza il progetto, che è il team di sviluppo. Nonostante sia passato quasi un anno, i componenti non sono ancora sufficienti, ma devo dire che siamo già a buon punto visto che abbiamo già un tuttofare, che sarei io, un modellatore e un presunto programmatore, che sono due miei amici e anche un compositore musicale chiamato Mass, il quale ha già composto alcune soundtrack che pubblicherò in seguito sul canale. Il gruppetto un po' c'è, ma di sicuro ci farebbero comodo altri due modellatori, preferibilmente abili in animazioni e textures, e almeno un altro programmatore che sia abile con gli script di Unity e che capisca qualcosa del programma. Che dire, per il resto sembra che abbiamo tutto, quindi per chi fosse interessato ad entrare nel team mi scriva al seguente indirizzo mail, pdlsproject@hotmail.com. Per essere sempre aggiornati sullo sviluppo, vi consiglio di iscrivervi al canale e se volete sapere tutti i dettagli riguardanti il gioco, i personaggi, le armi eccetera, vi consiglio di seguirmi anche sull'account DeviantArt creato assieme ad un mio amico che troverete in descrizione. Bene, io ho detto tutto quello che dovevo dire, quindi ora è tempo di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro, spero che il video e il progetto siano stati di vostro gradimento, commentate ed iscrivetevi, ciao e alla prossima!